Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Istat, la disoccupazione a maggio sale del 7,8%, quindi il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 7,8 più 1,2 punti percentuali. Ma attenzione, c'è il blocco dei licenziamenti in questo momento, quindi questo aumento della disoccupazione è solo in piccola parte reale, perché la disoccupazione potrebbe essere in questo momento molto più alta di quella che in maniera artificiosa viene sostenuta dal governo con il divieto di licenziare e con la cassa integrazione. Lo rivela intanto il 7,8, il dato odierno lo rivela l'Istat, nell'indice che anche il dato relativo ai giovani è salito al 23%. 5% più 2 punti percentuali. Con la fine del lockdown aumentano le persone in cerca di lavoro più 18,9%, pari a 370.000 persone. Maggiormente tra le donne, più 31,3%, pari a 227.000 unità, rispetto agli uomini, più 8,8%, pari a 80.000 unità, e coinvolge tutte le classi di età. Rispetto ad aprile, a maggio continua a ritmo meno sostenuto la diminuzione dell'occupazione e torna a crescere il numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un marcato calo dell'inattività. Dopo 2 mesi di decisa diminuzione, aumenta anche il numero di ore lavorate pro capite. La diminuzione dell'occupazione su base mensile meno 0,4% pari a meno 84.000 unità, coinvolge soprattutto le donne, meno 0,7% contro il meno 0,1% degli uomini, pari rispettivamente a meno 65.000 e meno 19.000. I dipendenti meno 0,5% pari a meno 90.000 e gli under 50 mentre aumentano leggermente gli occupati indipendenti e gli ultra cinquantenni. Nel complesso, il tasso di occupazione scende al 57,6%, meno 0,2 punti percentuali. Generalizzata anche la diminuzione del numero degli inattivi, meno 1,6%, pari a meno 229.000 unità, meno 1,7% tra le donne, pari a meno 158.000 unità, e meno 1,3% tra gli uomini, pari a meno 7.000 unità, con conseguente calo del tasso di inattività che si attesta al 37,3%, meno 0,6 punti. Il calo congiunturale dell'occupazione, spiega l'Istat, determina una flessione rilevante anche rispetto al mese di maggio del 2019. Meno 2,6% pari a meno 613.000 unità, che coinvolge entrambe le componenti di genere: i dipendenti temporanei meno 592.000, gli autonomi meno 204.000 e tutte le classi di età. Le uniche eccezioni risultano essere chi ha più di 50 anni e i dipendenti permanenti più 183.000. Il tasso di occupazione scende in un anno di 1,5 punti. Inoltre, nell'arco dei 12 mesi, calano in misura consistente le persone in cerca di lavoro, meno 25,7%, pari a 669.000 unità, mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, più 8,7%, pari a più 1.140.000. Su base trimestrale, confrontando il periodo marzo-maggio 2020 con quello precedente, dicembre 2019-febbraio 2020, l'occupazione risulta in evidente calo, meno 1,6%, pari a meno 38.000 unità per entrambe le componenti di genere. Diminuiscono nel trimestre anche le persone in cerca di occupazione, meno 22,3%, pari a meno 533.000, mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, più 6,6%, pari a 880.000 unità. Questi sono i dati abbastanza drammatici, appunto, della nostra economia. E
Adesso passiamo a vedere altre notizie e parliamo appunto di Giorgia Meloni che parla appunto di quel famoso invito proveniente da Giuseppe Conte. Dice invito da Conte, ma ancora non c'è una data. Quindi il presidente Conte dice Meloni ci ha mandato una lettera di invito a Palazzo Chigi per un confronto con le opposizioni. Noi abbiamo chiesto il testo finale degli Stati Generali come base per discutere e invece oggi ci hanno invitato una tavola sinottica, ci hanno inviato una tavola sinottica. Abbiamo avuto un elenco della serie Ragazzi a scuola 5G, poi c'è la voce Rafforzamento delle imprese. Ditemi voi se questo è un testo di partenza serio. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Sky TG24. In effetti, fare praticamente, io lo sapevo che il testo non esisteva, e quindi hanno mandato a Giorgia Meloni un testo dove ci sono dei titoli, Ragazzi a scuola, 5G, poi c'è la voce Rafforzamento delle imprese. Capite che questo mi sembra, cioè il governo non sa realmente da che parte girarsi, non sa che cosa fare in questa crisi e manda Giorgia Meloni e gli altri praticamente dei titoletti che sono gli stessi che hanno portato agli Stati Generali per far vedere che il governo aveva una base di partenza, ma in realtà il governo non ha nessuna base di partenza. E poi aggiunge, ieri Conte ci ha mandato una lettera in cui ci ha detto che vorrei parla appunto di un confronto e naturalmente questa lettera è stata inviata sia a Giorgia Meloni che a Matteo Salvini e a Berlusconi. E in questa lettera c'è scritto vorrei parlarvi, va bene, ci faccia sapere quando, visto che questo appuntamento non viene mai convocato. Fino ad ora l'invito al confronto erano inutili passerelle. Per cortesia, siccome non vogliamo parlare del sesso degli angeli, ci mandino un testo ancora una data per questo vertice, aggiunge Giorgia Meloni. E poi vediamo che un'altra notizia sempre inerente parla dei Marò. Quindi Giorgia Meloni dice su questo fatto, siamo contenti di questa sentenza, lo dice Giorgia Meloni a Sky TG24, precisando che resta una grande rabbia e l'amaro in bocca. Dice, lo sapevamo tutti che la giurisdizione era dell'Italia. In 10 anni abbiamo subito un sopruso. Sì, perché questo caso va avanti da 10 anni. Io mi ricordo questa cosa ai tempi, un decennio fa, qualcosa di incredibile. Ma un giorno vedremo saltare fuori la verità su questa faccenda. Riguardo invece all'invito di Conte, Conte non ha ancora dato una data perché a lui interessava parlare con i leader del centrodestra da soli. Voleva parlare solo con Meloni, solo con Salvini e solo con Berlusconi. Ma questo era fatto principalmente per parlare da solo con Berlusconi. A lui interessava comunicarsi faccia a faccia con il capo di Forza Italia perché voleva chiedergli il suo appoggio per la votazione del MES che probabilmente forse ci dovrebbe essere in questo mese. Quindi voleva la sua assicurazione che Forza Italia, come promesso telefonicamente, perché i due si dice che si sentano spesso telefonicamente, affascinati l'uno dall'altro, che sia reale la promessa che Forza Italia possa fare da stampella votando sì al MES e neutralizzando chissà gli eventuali voti negativi dei 5 Stelle durante questa votazione. Ma ricordiamoci, i 5 Stelle hanno un problema di contratto a termine, loro con la fine del secondo mandato sono a spasso dalla politica, quindi capite che i 5 Stelle parlano, ma la priorità, come è ovvio che è normale che sia, è quella di mantenere lo stipendio. Quindi, come diceva proprio un anonimo grillino, diceva, io farei lo diceva Centinaio della Lega, io darei la fiducia anche a Stalin per rimanere altri 3 anni qua.
in Parlamento. E questo ve lo dice tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.